Ciao, benvenuto o bentornato a seconda dei punti di vista. Io sono Roberto Pesce, sono un formatore, un educatore finanziario e nel video di oggi troverai la seconda parte del webinar già pubblicato sul canale YouTube, la prima parte di questo video, ma se lo vuoi vedere integralmente puoi anche registrarti alla mia community di educazione finanziaria efficace dove per l'appunto trovi il contenuto per intero. Per registrarti il link lo trovi qua sotto in descrizione, non c'è niente da pagare, insomma è assolutamente gratuita la partecipazione, è semplicemente un ambiente un po' più ampio e che si presta di più a discussioni su questo tema, ma in realtà su argomenti finanziari, facciamo educazione finanziaria a 360 gradi, insomma, quindi trovare una community molto molto appassionata. Bene, andiamo avanti quindi con la discussione, con questi argomenti. Se hai piacere di lasciare un commento, fallo tranquillamente sotto il video, ti leggo e ti rispondo molto volentieri. Buona visione, ci vediamo subito dopo la sigla dall'altra parte. Allora, per capire la vera e reale differenza tra fare trading e fare investing, dobbiamo capire la mentalità diversa, il ragionamento mentale iniziale diverso con cui il nostro eroe, che posso essere sempre io o uno di voi, quindi che può essere o un trader o un investitore o la stessa persona che fa la stessa cosa contemporaneamente, magari con due titoli diversi, fa quando si approccia all'idea di mettere soldi in questa cosa o di mettere tempo in questa cosa. Se parliamo ad esempio di una relazione, noi non mettiamo tipicamente soldi, oddio, a volte anche sì, però diciamo tipicamente ci mettiamo tempo, emozione, cuore, cura, no? E così via. Quindi iniziamo a investire in una relazione magari di lavoro oppure sentimentale, ok? Ci porta tutto questo a ragionare sulla differenza tra queste due parole che sono spesso usate come sinonimi, ma attenzione bene, perché sono due concetti clamorosamente diversi. Il prezzo da un lato e il valore dall'altro. Quando io prendo, che ne so, questa spillatrice e dico, questa spillatrice la trovo in cartoleria a 16 euro, non ho più pallida idea, questa qui avrà 1000 anni. Sto parlando del prezzo o del valore della spillatrice? Cos'è 16 euro? Prezzo o valore? Quando dico che il titolo Apple quota, non so, 280 dollari, è prezzo o è valore? Di cosa sto parlando? Allora, in realtà, se ci ragionate, è facile dire che no, beh, i 16 euro sono certamente il prezzo. I 2 milioni di euro che più il padre gli diamo il posto di lavoro, la casa, eccetera, è il prezzo che la Juve, la Roma o la squadra che volete voi, l'Atalanta, paga alla società del ragazzino peruviano che viene ingaggiato, ok? Ma se quello è il prezzo, cos'è il valore? E come lo misuro il valore? Ok, allora per entrare nel dettaglio di questa cosa, citiamo, e lo faremo più volte lungo questa sera, il mitico Warren Buffett. Warren Buffett, una volta, per la verità, il suo maestro Benjamin Graham disse questa frase che è una specie di mantra nel mondo degli investimenti finanziari, dovete, non vi dico tatuarvela sulla pelle, ma insomma mettetela lì in cameretto in studio. Price is what you pay, value is what you get. Questo cosa vuol dire tradotto in italiano? Il prezzo è quello che paghiamo. Quindi 16 euro, io lo pago per comprare questa cosa, 2 milioni di euro, 280 euro ad azione o cioè, 30 dollari ad opzione per chi ha fatto il corso con Luca. Quindi il prezzo è quello che io pago e attenti, è oggettivo, è anche banalmente misurabile. C'è scritto lì, costa quello, non è che c'è, posso negoziarlo, non in borsa. Posso negoziare, ad esempio, una trattativa privata, no? Io offro 15 euro e cerco di comprare questo a sconto. Oppure posso negoziare una consulenza col mio commercialista e dirgli tu hai questi migliaia di euro, io ti voglio offrire un po' meno, eccetera, eccetera. Però a un certo punto arriveremo a un prezzo finale oggettivo. È quello, punto. Ed è indipendente dal fatto che io abbia tanta disponibilità o poca disponibilità. Sono 16 euro, 2 milioni di euro quello che è. Ok? Prezzo è quello che pago. Il valore, che invece non è così facilmente determinabile come il prezzo, è quello che io ottengo. Ma cos'è quindi il valore? Qual è il valore di questa spillatrice? Pensateci un istante. Il valore di questa spillatrice è un valore di utilizzo. Ok? Quindi
questa spillatrice mi serve a fare delle cose, in particolare a pinzare i fogli che io tengo qua a mucchio, faccio e brigo, d'accordo? Non è un valore gigantesco, infatti il suo prezzo è molto molto basso. Qual è il valore di un corso, ad esempio? Qual è il prezzo di un corso? Il prezzo di un corso è quello che c'è sul mio sito. Qual è il valore di un corso? Il valore di un corso, dal mio punto di vista, non è mai quante ore dura, quanti giorni dura, quanti assistenti ci sono, anche se è chiaro che quello co contribuisce a formare un prezzo. Un corso che dura 20 giorni probabilmente avrà un prezzo molto più alto di un corso che dura 3 ore, ok? Perché ha anche dei costi sotto più alti. Ma il valore, dal mio punto di vista, è il valore che eroga ai partecipanti, ok? Che è un insieme delle cose che vengono trasmesse in quel seminario, della qualità dei docenti, del tempo che ci è voluto mettere insieme quel know-how, della qualità anche estetica del tutto, no? Un concerto di Vasco Rossi è diverso da un CD di Vasco Rossi. L'esperienza che eroga, il valore dell'esperienza a partecipare a un concerto è diversa. Anche se, ad esempio, il CD è ricorrente, il concerto, se ci pensate, dopo 2 ore è finito, ok? Te ne torni a casa e rimane soltanto un ricordo, non lo puoi risentire più. Però un CD si vende a 20 euro, un concerto ti va bene a 80 euro, ok? Quindi se ci pensate, lo usi una tantum, però lo paghi molto di più. E non solo perché palesemente ci sono molti più costi a mettere insieme un concerto a San Siro che a stampare un CD, ma perché gli attribuiamo un valore diverso, ok? È un'esperienza bella, lo regali per un momento bello, ad esempio, o te lo regali per un momento bello. Quando noi parliamo di valore di qualcosa di economico, quindi che non è la spillatrice, che non è una relazione, noi parliamo di un valore economico attuale, ma soprattutto di un valore economico prospettico. Quindi l'investitore è attento al prezzo che paga, ma soprattutto è attento al valore che ottiene con quello che paga e cerca qualcosa che, due possibilità, o lo paga giusto per il suo valore attuale, ma lui pensa che quel valore e di conseguenza il prezzo si alzerà nel tempo. È l'esempio del calciatore, ok? Io compro un calciatore ragazzino, lo pago un sacco, ma penso che ci sia un potenziale molto alto che possa diventare il nuovo Messi, il nuovo Cristiano Ronaldo, ok? E quindi il suo valore anche proprio economico, visto che c'è un mercato dei calciatori, si alzerà tantissimo nel tempo. Con un'azienda, io compro un'azienda, non penso che me la stanno regalando, eh? Penso che la sto pagando bene, anzi, forse anche un pochino cara, però credo che lì, per una serie di ragionamenti che ho fatto, didattico, valutato, ci sia un valore destinato a rivalutarsi nel tempo. Ecco perché mi parlate tutto di investing a lungo termine, perché quella rivalutazione ha bisogno di tempo per manifestarsi, ok? Cioè non è che il ragazzino diventa da adolescente brufoloso a fenomeno del calcio mondiale in 2 ore o in 5 giorni. Probabilmente c'è un progetto di anni lì dietro. Di nuovo, una relazione, che ne so, sentimentale o professionale, non è che tu pensi che ti darà tantissimo nel giro di 1, 2, 3, 5 giorni, 5 ore. Pensi che lì dietro ci possa essere un progetto professionale, piuttosto che sentimentale di lungo termine, e sei disposto a dare fiducia e a dare tempo a quel progetto che si manifesti. Ma ricordatevi questo: quando ragionate in termini di investimento, siete a caccia di valore. Quindi o un valore che pensate, poi potete sbagliare, ma il vostro ragionamento è che si rivaluterà nel tempo, oppure che pensate che di per sé non è che si rivaluterà granché, o non ci sono grandi certezze sul fatto che si possa rivalutare, ma che per qualche motivo in quel momento ti stanno vendendo a saldo. Okay? Se tu hai la possibilità di comprare un valore che non è magari particolarmente come dire, destinato a rivalutarsi, ma che in quel momento è super super svalutato, fai l'affare fondamentalmente. Di nuovo stai ragionando da investitore. Io ricordo, seguivo anni fa il football americano e uno dei miei campioni che seguivo era tal Peyton Manning. Se non seguite il football, era una specie di, che ne so, Platini del football. Si vede che il football è il ruolo più importante, il giocatore tipicamente più pagato, il quarterback, che sarebbe il regista della squadra, quello che lancia il pallone. Peyton Manning aveva fatto tutti i record dell'NFL, ma aveva subito un brutto infortunio alla colonna. Era stato fermo un campionato e la sua squadra, gli Indianapolis Colts, a un certo punto avevano abbandonato quel contratto
perché non pensavano che Payton potesse tornare a giocare ad alto livello. Lo hanno preso i Denver Broncos, pagandolo caro, perché Payton, che aveva guadagnato tantissimo per tutta la carriera, non andava a giocare gli ultimi anni, soprattutto dopo un infortunio per quattro noccioline. Quattro noccioline potrebbe essere qualche milione a quei livelli, ma l'hanno pagato in maniera importante, tanto quanto lo pagavano gli altri all'apice della carriera, ma loro pensavano in quel modo di riuscire a prendere un campione che aveva ancora tante cartucce, cioè la loro scommessa era sul fatto che lui, comunque pagandolo caro, la stavano pagando molto meno e soprattutto era disponibile, cosa che altrimenti senza l'infortunio non ci sarebbe stato, perché la squadra precedente lo avrebbe rifirmato tranquillamente, per giocare ancora tanti campionati importanti. Tra l'altro, la storia finì che i Denver Broncos vinsero la scommessa, perché lui tornò, guarì completamente dall'infortunio, li portò a vincere un Super Bowl e li portò a vincere comunque, come dire, a essere super competitivi ancora in N campionati, non mi ricordo esattamente quanti, però è un buon esempio. Quindi Peyton in quel momento era un valore alto ma svalutato. Perché? Perché c'era il timore dell'infortunio, ok? In questo momento, ad esempio, leggevo ancora l'altro giorno sui giornali che ci sono tanti personaggi, magari non particolarmente nobili, che stanno andando in giro ad offrire somme relativamente stracciate per alberghi, ristoranti, attività reali, cercando di fare un po' gli avvoltoi sulla storia del Covid, no? Cioè, quindi dicono, tu sei in attività, sei in difficoltà, magari perché sei sottocapitalizzato, non hai le riserve. Se ci pensate, un'azienda, piccola o grande che sia, che è in grande crisi per 3 mesi di chiusura, non è un'azienda che stava bene già prima, no? Perché è un'azienda che magari aveva una buona clientela, ma non aveva le spalle coperte. Ora, se una startup è un discorso, ma 3 mesi di mancanza di entrate o di entrate ridotte non dovrebbero mettere in ginocchio. Eppure ci sono situazioni che vivono questa realtà, no? Però magari quell'azienda lì, con un po' di capitale, con un pochino di tempo, stringendo i denti qualche mese, ha un grande potenziale, perché magari un albergo in una bella posizione, o che ha una sua fama, o un ristorante con un suo giro di clientela molto avviato. Ecco cosa stanno cercando di fare questi. Stanno cercando di acquisire queste attività a un prezzo che in questo momento loro ritengono sottovalutato. Perché è sottovalutato? Perché è fondamentalmente il proprietario di quelle attività è un po' con l'acqua alla gola, no? Naturalmente, per via del fatto che se lui chiude non incasserà più neanche quei pochi soldi che questi investitori speculatori in realtà gli stanno offrendo. Okay? Adesso non voglio dire che fanno un'operazione meritoria o da condannare, però è per fare un ragionamento di attualità. Quindi, price is what you pay, value is what you get. Warren Buffett, io credo che lo conosciate, è una leggenda nel campo degli investimenti, più grande investitore di tutti i tempi. A lungo l'uomo più ricco del pianeta, attualmente è il terzo, visto che ha 90 anni e di fatto sta lavorando per divertirsi e basta, perché poi ha donato il 99% della sua ricchezza in beneficenza ormai da decenni, direi che sia sempre una bella posizione in classifica. Lui ha fatto i soldi tutta la vita investendo, facendo investimenti finanziari, non facendo mai trading, ma solo facendo investing, in particolare facendo value investing. E lui ha tante frasi, aforismi che potete trovare anche in rete. Uno di questi è, dice, Long ago, Benjamin Graham è l'autore di Intelligent Investor, è stato per certi versi il maestro di Warren Buffett, è stato anche uno dei miei primi libri sugli investimenti che mi lessi tanti anni fa, un mattonazzo in inglese. Dice, molto tempo fa Ben Graham mi ha insegnato che price is what you pay, value is what you get. Quindi il prezzo è quello che paghi, il valore è quello che ottieni. Indipendentemente dal fatto che stiamo, qui fa un gioco di parole, parlando di stocks o di socks o stocks, cioè calzini o azioni, lui dice, mi piace comprare, attenzione, merce di qualità quando è sottoprezzata, cioè esattamente lui punta a cercare quello che in italiano possiamo tradurre come valore sottovalutato. L'idea è che l'investitore cerca il valore, ok? Quindi è molto importante che comprendiate questa cosa. Ora, spacchiamo la dicotomia valore e prezzo. Esiste il trading, esiste l'investing, perché valore e prezzo spesso non sono coerenti tra loro, anzi, spesso si biforcano. Ma non solo. Il valore ha un ritmo di variazione lento,
il prezzo ha un ritmo di variazione costantemente e anche elevato. Ora ragionate un istante. Se voi andate a interessarvi a comprare un'azienda, poniamo un bar, no? C'è un bar magari nel vostro quartiere, vi interessa, vi hanno proposto di diventare soci o di rilevarlo completamente. Siete interessati, andate lì, parlate, chiedete i bilanci, vi date un'occhiata, parlate con la cliente, insomma, fate le vostre indagini. Vi propongono di comprarlo per la licenza, non i muri, intendo, per 250.000 euro. Ok? A quel punto voi vi riservate di fare le vostre valutazioni, farvi aiutare dal vostro commercialista, da Massimiliano Trazzi, che conosce queste cose, e insomma vi date appuntamento magari una settimana dopo. Ok? E voi sentite il tizio che vi chiama e vi dice: ascolta, ok, oggi è martedì, 250.000 euro. 3 ore dopo vi richiama e dice: sono 255.000 euro. Il giorno dopo, il mattino dopo, sono 238. Guarda che se lo prendi adesso è un affare. Poi vi richiama altre 7 ore dopo, dice: no, è tornato a 264, ma non è 250, ma adesso è 264. Cioè, immaginate questo prezzo di questo bar che varia in maniera schizofrenica verso l'alto e verso il basso, man mano che passano i minuti, le ore e i giorni. Ovviamente è una cosa che fa ridere solo a dirla, perché probabilmente scappereste pensando che avete a che fare con un matto, o forse andreste a trattare con il matto. Ma è importante vedere che, per esempio, invece in borsa questa cosa avviene quotidianamente. Quindi, perché i prezzi si muovono quando il valore, qual è il valore di un'azienda da oggi alle 4, a oggi alle 7, a domattina? È palesemente lo stesso. Il valore di un'azienda è nella sua posizione sul mercato, è nel suo brand, nella sua capacità produttiva, è nella sua rete vendita, è nei prodotti che fa, è nei contratti che ha. Insomma, diciamo, è nella struttura del business di quell'azienda. Può variare, certo, ma non è che varia al passare delle ore o varia al passare dei giorni, varia al passare dei mesi o degli anni, perché magari alcuni business si espandono, altri si contraggono, entrano nuovi competitor, ok? Ti aggiudichi delle licenze piuttosto che le perdi perché perdi delle cause, ma non nel giro di poco tempo. I prezzi, invece, soprattutto dei titoli quotati, si muovono in continuazione. Quindi ecco qua il passaggio. Il trader guarda il prezzo, non so se lo diceva Marco o chi lo diceva tra voi, nel senso che sa perfettamente che il prezzo si muove indipendentemente dal valore. Estremizzando il concetto, non è sempre così, il trader spesso se ne sbatte di dove mette i soldi, ok? Gli interessa solo fare una previsione di prezzo. Nel prossimo periodo il prezzo salirà? Fantastico, compro il titolo, aspetto che la mia previsione si realizzi, lo vendo. Il prezzo scenderà, lo shorto, che vuol dire che lo vendo allo scoperto, per ricomprarlo dopo un prezzo più basso. Questa è una cosa, per chi non conosce, che si può fare nel mondo del trading. Prima vendi e poi ricompri, quindi è un'operazione con logica ribassista. L'investitore invece fa un ragionamento completamente diverso, va in caccia del valore e cerca di comprare quel valore a un buon prezzo, ma sa che dopo avrà bisogno di aspettare un po' di tempo, o che quel valore cresca, o che le minacce che lo hanno fatto andare sottovalutato, i problemi di salute di Peyton Manning, ad esempio, okay, possano scomparire e quindi quel valore rigenerarsi completamente. Qua vi ho trovato un po' di cose che sono andato a copincolare da internet, poi una tabella l'ho fatta io per aggiungere qualcosa, perché mi sembra che vi possano dare un po' di spunti da commentare. Vedete? Ve l'ho messo in inglese, così vi allenate un po' e fate anche dei corsi di inglese anche voi. Allora, trading contro investing, quali sono gli obiettivi? Guardate qua sulla sinistra. Il trading genera risultati economici, si intende, facendo un'attività continua, often spesso, comprando e vendendo, mentre l'obiettivo dell'investitore è di costruire lentamente ma costantemente valore e ricchezza su un certo periodo di tempo. Quindi questo vuole profitti, questo vuole costruire ricchezza, non sono la stessa cosa, ok? Dopo lo vediamo meglio in un'altra slide che ho fatto io. Qual è la credenza base, la convinzione base dell'uno e dell'altro? Il trader crede che i prezzi, in un certo arco temporale, anche contenuto di tempo, si muovono in direzione, quello che si chiama trend nel mondo del trading. Mentre invece un investitore che punta su un titolo crede che quell'azienda, non i prezzi, ma l'azienda, performerà bene nel futuro. Se dovessimo completare la frase, diremmo, e di conseguenza anche il suo prezzo nel tempo si adeguerà. Okay? L'investitore di base
crede che i prezzi nel tempo, ok, diciamo, diventano coerenti rispetto al valore. Occasionalmente si scostano, ma nel tempo riassumono coerenza. Detto banalmente, le cose che valgono crescono di prezzo, oltre che di valore, le cose che non valgono si deprezzano. Il trader invece dice: no, io so che spesso questa cosa non è vera, cioè ci sono ampi momenti che sale porcheria o che scende meraviglia. Quindi a me interessa solo guardare il prezzo, del valore o di che cosa trado non me ne frega proprio niente. È proprio una differenza di approccio mentale, come si dice, totale. Vi dico la mia? Hanno ragione entrambi. È vero che nel tempo il prezzo tende a riadeguarsi, virgola, a meno che nel tempo non siano mutate le condizioni, allora l'investitore prende una musata. È altresì vero che spesso però sono schizofrenici e soprattutto, come vi dicevo, che in intervalli di tempo piccoli o medi si muovono indipendentemente dal cambiamento del valore, perché i prezzi non si muovono solo per il valore, ma si muovono anche per domanda e offerta. Questo poi è il concetto A con cui apro i miei corsi di trading, ma non so, non sto a approfondirvelo. Il profitto da dove viene fuori? Per un trader, da comprare azioni a basso prezzo e rivenderle ad alto prezzo. Buy low, sell high. Qua non è aggiunto nella slide, ma l'abbiamo già accennato. Posso fare il contrario: sell high, buy to cover low. Cioè, quindi posso prima vendere, si chiama andare in short, e poi ricomprare più basso. Mentre il profitto per un investitore è nel reinvestire i profitti e i dividendi. Ok? L'investitore è come una persona che ha comprato un appartamento, spera che quella zona e quindi il suo appartamento si rivaluterà nel tempo, ma nel frattempo, affittandolo, prende l'affitto tutti i mesi, la locazione tutti i mesi. Holding, per quanto tempo tengono i titoli? Corto periodo, lungo periodo. Qua mi avete detto mille cose anche voi e quindi direi che non sia necessario. Mi tolgo dalla slide. Rischio. Allora, qua si dice trading alto rischio, investing basso rischio, che era un po' quello, Sergio, mi sembra che dicevi tu fin dall'inizio. Io su questo non sono molto d'accordo. Diciamo che è diversa l'operatività, ok? Il trader è come un meteorologo dell'America's Cup, cioè lui deve indovinare dove andrà il meteo, il vento nei prossimi ore, giorni, minuti. Quindi ha delle previsioni, ha bisogno di precisione, in altre parole, cioè o ci azzecca o ci sbaglia. Tant'è che il trader cosa fa? Vive in una realtà molto specifica, non gli dà una seconda opportunità. Compro? Benissimo. Se il titolo va su, fantastico. Se non va giù, io esco immediatamente in perdita. Cioè metto quello che si chiama nel gergo del trading uno stop loss, perché sono aperto all'idea che mi posso sempre sbagliare, oppure che qualcosa di imponderabile è intervenuto, ad esempio una notizia, e quindi mi ha falsato la mia previsione, ok? L'investitore invece se ne frega delle fluttuazioni del titolo. Lui sa, lo sa già, no? Che tanto il prezzo si alzerà e si abbasserà. Pensate al ragazzino della Juventus, no? Dice: ci sarà l'occasione in cui gioca con la primavera e fa quattro reti. Quindi improvvisamente tutti: oh, il nuovo Messi! Poi dopo non segna per cinque partite di fila, un bidone, la Juventus ha sprecato dei soldi, no? Cioè quell'emotività lì di breve termine ci sarà, l'investitore se ne frega completamente. Questo però cosa vuol dire? Che l'investitore si potrebbe trovare nel tempo con una posizione che magari è sotto del 30-40%, se non ha messo lo stop loss, su un titolo e magari lui ne ha comprate ancora andando giù a ribasso. E cosa succede se ti entra sul mercato un competitor che improvvisamente sbarella il valore di quell'azienda? Perché tu magari hai una posizione dominante, pensate a Yahoo e Google, no? Yahoo aveva una posizione dominante nel settore emergente all'epoca. C'erano in pochissimi dei motori di ricerca. Quando Yahoo la faceva da padrone, noi in Italia, non so se ve lo ricordate, avevamo Altavista, Virgilio, no? Arianna, erano nomi, come dire, che fanno sempre tenerezza quando li ricordiamo. Non so chi di voi li ricorda, anni 90. E quando nacque Google, nel giro di, non so, 1 o 2 anni, il business di Yahoo si è frantumato. Quindi se tu sei un investitore di lungo termine in Yahoo, sei sotto e a quel punto ti becchi un danno, nel senso che non lo recuperi più quel valore lì. Perché? Perché quel valore è stato distrutto da un nuovo avvenimento che nel frattempo è intervenuto. Questo è il motivo per cui il trader non piace detenere le posizioni di lungo termine, anche se queste cose qua non è che avvengono tutti i giorni.